Le patologie dei muscoli, dei tendini, delle ossa, dei legamenti spesso hanno anche come causa o con causa la disidratazione dei tessuti che è legata all'invecchiamento, ma non sempre. Questa disidratazione genera a volte il dolore e come conseguenza la contrattura muscolare che a sua volta peggiora il quadro. Nelle cure termali è facile favorire la reidratazione dell'organismo perché il mezzo termale è l'acqua. Non dimentichiamo che il 70% circa del nostro corpo è fatto di acqua, quindi è un mezzo termale ancestrale, antichissimo, fondante delle nostre stesse cellule. E quindi con la torba, che è un fango ricco di acqua, oppure con i bagni o con le docce o con l'idromassaggio, ma soprattutto con il bagno turco possiamo favorire il riequilibrio di questi tessuti che sono disidratati e contratti. Il bagno turco in particolare è una pratica termale antichissima di origine medio orientale che sfrutta il vapore. Con il vapore nell'atmosfera sono sufficienti temperature relativamente basse per favorire la sudorazione. E la sudorazione, come al solito, favorisce la disintossicazione dell'organismo e l'eliminazione di quei cataboliti acidi che favoriscono a loro volta le patologie osteoarticolari.